Mini recensione per Patreon richiesta da Andrea Pala e Davide, che mi richiedono di parlare dello stesso film, quindi faccio un video per tutti e due. Il film di cui mi chiedono di parlare è il bellissimo L'ora del lupo del 1968 di Ingmar Bergman. Allora, L'ora del lupo non è una storia abbastanza semplice. Johan Borg è un pittore di fama che ha perso un po' della sua verve e che soprattutto soffre di disturbi patologici a livello psichiatrico, e decide quindi con la moglie Alma di andare a rifugiarsi su quest'isola in mezzo al niente per riflettere e cercare di portare a casa un po' di lavoro. Mentre si trova lì, invece, le sue, diciamo così, visioni incominciano a prendere sempre più forma, sino al punto di mettere di mezzo pure la moglie, che incomincia a essere anch'essa presa da queste realtà o non realtà che il marito stesso vede. Ora, non voglio dirvi di più della trama perché ve la dovete scoprire da sola. Vi posso dire solamente che Max von Sydow si ispira a se stesso, perché anche lui andava a rifugiarsi in un isolotto per pensare, per scrivere cose. È un film che viene considerato tra i minori di Bergman, secondo me invece è un capolavoro immane, prima di tutto per l'uso stilistico della regia fenomenale dal solito di Bergman, bianco e nero strepitoso, poi per la scelta anche orrorifica. Il film in realtà è un thriller psicologico che la butta anche sull'horror, diciamo così, specialmente sul bellissimo finale. Ma è un film incredibile proprio per le luci, per la fotografia, per come viene dette le cose dai personaggi. Un Max von Sydow incredibile, che con questa luce di Rescherini che gli batte sul viso mentre la moglie è girata dall'altra parte in profilo, guarda, è uno dei quadri più belli che mi sia mai capitato di vedere. Un film tra l'altro stratosferico sulle patologie psichiatriche, sulla cos'è reale e cos'è non reale. Non è un caso che si intitola L'ora del lupo, e L'ora del lupo è quell'ora in cui tutto praticamente si sta per sgretolare di lì a poco attraverso la luce, ma è l'ora in cui ci sono i pensieri più alti, in cui le streghe vivono, in cui tutto rinasce. È una cosa meravigliosa, un film a dir poco strepitoso, che ha appunto una costruzione tra l'altro assurda, perché noi inizia il film e sentiamo Bergman che parla e sta dando istruzioni a tutta la troupe per iniziare a girare lo stesso film che noi andiamo a vedere, che è in realtà detta appunto dall'inizio da delle scritte, la ricostruzione di quello che la moglie ha raccontato leggendo i diari appunto di Giona, dove lui disegnava tutti i suoi mostri e tutti i suoi incubi, diari e mostri che noi non vedremo mai. Dopo questo intro assurdo dove te senti pronti motore, prepara le fotografie, tutto a posto, le luci, stacca, e noi vediamo la moglie che inizia a raccontarci con un'inquadra sola che dura sui 5 minuti la scomparsa appunto di questo Jonah, e di lì a ritroso abbiamo la ricostruzione appunto di questa troupe dell'accaduto. E quindi un'altra volta metacinema nel cinema, e Bergman un'altra volta la fa da padrone in un film strepitoso che riesce a mettere veramente ansia e paranoia, e che nella parte finale fa pure veramente paura. Quindi Bergman gira un'altra volta un film di genere mascolato da film d'autore e un film d'autore mascolato da film di genere, fate voi. Ma resta in dubbio che il film è meraviglioso per come è recitato, per come è scritto e soprattutto per come è diretto. Bergman, come al solito, riesce a portare a casa il film con una potenza e una grazia che nessun altro probabilmente ha nel cinema. Quindi cosa vi posso dire? Se non avete visto L'ora del lupo, è del 1968, insieme a Rosemary's Baby, La notte dei morti viventi, fa parte di quell'ondata, diciamo così, di nuovo horror che ha dato spazio a tutto il resto che poi è venuto a seguire, specialmente negli anni 70, anche perché L'ora del lupo, senza L'ora del lupo non avreste mai visto probabilmente né Resered né un'opera qualsiasi di Lynch che abbia mai creato. Detto questo, L'ora del lupo è talmente importante per i registi successivi, è talmente bello da vedersi che io vi consiglio a tutti i costi di vedere. Quindi ringrazio un'altra volta Davide e Andrea Pala per avermi fatto fare questa mini recensione breve, che più che una recensione è un inchino al grande maestro e un inchino a voi, sperando che riscopriate questo grandissimo film che purtroppo non è quasi per niente nominato quando si parla di Bergman.